Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale, io sono Nadia e oggi andiamo con il ricapitolone delle letture dell'ultimo periodo. Poche ma buone, e questo è sempre l'importante. Prima di iniziare vi ricordo, se siete nuovi sul canale, di iscrivervi qui, di eventualmente attivare la campanella per avere tutti gli aggiornamenti e per tutti quanti naturalmente mi fa piacere se lasciate un commento sui libri di cui vi parlerò o anche su qualcosa che volete consigliarmi voi eventualmente. Io sono sempre aperta ai consigli. Se non sapete cosa commentare, lasciatemi anche un emoticon in segno del vostro passaggio, mi fa molto piacere e aiuta chiaramente il video a essere visualizzato. In primo luogo, letture del periodo, come vi avevo già detto dal video precedente che riguardava appunto Anna Maria Ortese, sono altri due libri di questa scrittrice, in quanto ho deciso di recuperare tutti i suoi libri con calma, senza troppa fretta, ma lo farò. Ho iniziato con In sonno e in veglia, che è una raccolta di racconti, e con Corpo celeste, che invece è un piccolo libricino, un libercolo di quelli, sapete, piccolini della Delphi. Ve li mostro, anche se non sono miei, perché li ho presi dalla biblioteca. Corpo celeste è un piccolo libro autobiografico, direi, in cui Anna Maria Ortese racconta in due saggi per delle conferenze e in tre interviste la sua vita di scrittrice. Vita che non è stata assolutamente facile. Prima avevo avuto il sentore che non fosse stata una vita facile leggendo il Porto di Toledo, di cui vi ho parlato nel video precedente, che se non l'avete visto vi lascio qui. E adesso ne sono pienamente consapevole. La vita di Anna Maria Ortese è stata costellata di povertà, di situazioni di degrado, un pessimo rapporto con l'editoria, poche e scarse le sue vendite di libri, meravigliosi ma probabilmente non pubblicati nell'epoca giusta, decisamente, in un'epoca molto politicizzata in cui i libri che vendevano appunto erano quelli che parlavano della realtà operaria, industriale, i suoi libri che in generale tendono a un'evasione onirica dalla realtà, capitavano secondo me proprio nel momento sbagliato. In questo periodo storico io li vedo veramente come una grandissima salvezza, il motivo per cui io personalmente voglio recuperarli tutto. Quindi se volete sapere qualcosa in più sulla vita della scrittrice, questo libro è, secondo me, essenziale, piccolino ma essenziale. L'altro invece, In sonno e in veglia, è una raccolta di racconti, dove ovviamente la scrittrice non è da meno, anche in questo caso tutti i racconti si incentrano su situazioni quotidiane piccolissime, la sua una vita in casa, la sua vita in giro per la città, non succede quasi niente nei suoi racconti, ecco, soltanto che a un certo punto la scrittrice svela una specie di barriera che c'è fra la realtà e il mondo visionario e onirico, quello dell'immaginazione, e fa confondere i due piani in una maniera veramente, veramente magistrale, che non smette mai di sorprendermi, anche quando la trama del racconto risulta di fatto sottile e non particolarmente interessante. Il suo modo di scrivere è sempre rivelatorio di una realtà altra che vedeva soltanto lei. Guarda un muro oltre il quale si perde la vista di una siepe lontana, di un bosco, di una foresta, e lei parte con l'immaginazione di tutto quello che questo voglia dire simbolicamente per la sua vita. Vive delle situazioni al limite del quotidiano, come il fatto che le si rompa il rubinetto dell'acqua in casa e quindi la cucina si allaghi, e dall'attesa di un idraulico che venga ad aiutarla per sistemare il problemaccio parte una rivelazione onirica su un sogno incubo che in realtà si rivela essere più vero che altro. Quindi non so veramente descrivervi come lei riesca a essere così brava a descrivere la realtà che non esiste partendo dall'oggetto reale, il rubinetto, la siepe, il muretto, la casetta. Parte dal quotidiano e evade da questo, perché no, palesemente Anna Maria Ortese il quotidiano in realtà non le sopportava e quindi cercava con l'immaginazione di arrivare in un punto diverso. Quindi già, nonostante questi non siano probabilmente due libri più noti della scrittrice, io questi ho trovato in biblioteca qui per il momento, quindi mi sono accontentata, già solo questi sono eccezionali, quindi figuratevi i romanzi maggiori che poi sicuramente recupererò più avanti e di cui vi parlerò sul canale. Altro libro della Delphi che ho letto, questa è una novità, è Jenny la matta di Ines Cagnati. Libro che mi ha sorpresa tantissimo perché la scrittrice palesemente è una persona che sa raccontare bene il dolore e la sofferenza, e questa cosa l'avevo intuita, non so per quale motivo, già solo così interfacciandomi alla copertina del libro o alla sinossi in maniera molto rapida. Quando sono andata a leggere questo libro ho scoperto che si tratta di una storia brevissima, si legge tipo in una giornata, se avete tempo ovviamente,
è la storia di questa bambina di nome Marie, la cui mamma è la pazza del villaggio, la classica pazza del villaggio che tutti quanti cercano di aiutare in qualche modo provvedendo ad essa, quindi si chiama Jenny, cioè Eugenie, e alcuni la chiamano la matta, senza però che mi sia mai data una spiegazione sul motivo di questa sua, di questo suo appellativo, perché da tutto quello che sembra fare agli occhi della figlia, questa donna è tutt'altro che matta, anzi è molto organizzata, lavora, non si ferma un attimo, sa fare un sacco di cose, quindi sembra tutto fuorché matta, non è chiaro in cosa si esplichi poi questa pazzia. La figlia naturalmente non la trova matta, anzi ne è perdutamente innamorata. La figlia guarda questa mamma, questa genie, come fosse una divinità e si asseconda in tutto e per tutto, mentre la mamma lavora, si dà da fare, e resta lì ad osservarla per ore anche quando non possono stare insieme. D'altro canto questo sentimento da parte della mamma sembra un po' poco contraccambiato, la madre è molto distante, molto fredda, il più delle volte invita la bambina, la povera Marie, a stare per i fatti suoi, a non starle addosso, a non interferire in quelle che sono le sue faccende numerose in campagna, faccende domestiche, faccende in cucina. E di qui deriva effettivamente un misterioso dramma, quindi questa bambina ama tantissimo la madre, ma il rapporto non sembra essere reciproco, perché? E quindi naturalmente la storia decolla con una trama non particolarmente intricata, né neanche tanto particolarmente originale, una trama abbastanza lineare. La particolarità di questo romanzo è che però la prosa è incredibile, molto sperimentale direi, quindi non necessariamente potrebbe piacervi. Può piacere, può non piacere. Con prosa sperimentale intendo che sembra più di star leggendo una poesia che un romanzo, perché ha dei capitoli molto brevi, capitoli che si ripetono, proprio come succede nelle stanze di una poesia, si ripetono in maniera ciclica, fanno sì che il pensiero della bambina Marie ritorni sempre sullo stesso punto, sempre sulle stesse frasi sentite dalla madre, sempre in questa ripetizione di memorie che in un certo qual modo, mentre la trama avanza, ti riportano sempre indietro. Quindi chiaramente questa tecnica sperimentale da un lato suggerisce la quotidianità della bambina in compagnia della mamma, dall'altro in qualche modo suggerisce anche il fatto che la bambina si sia fissata su degli specifici ricordi dai quali non riesce ad evadere, ricordi che sono fondamentali per la narrazione. E quindi per quanto mi riguarda questa tecnica sperimentale è stata apprezzatissima. Credo proprio che in francese, se questo libro avrà avuto proprio un suono più musicale, mi viene da immaginarlo così, io l'ho letto in italiano, quindi me ne guardo bene da leggere in francese, sto bene così. Saltando di palo in frasca, ho letto un libro che non c'entra niente con i precedenti, che è La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, che è un giornalista e scrittore inglese, noto per aver recentemente, almeno negli ultimi 2 anni, parlato molto delle malattie mentali, della depressione, del suo tentativo di suicidio, insomma una persona che sfrutta molto bene la scrittura e il suo talento letterario per raccontare disagi che riguardano molte persone, molti di noi. In questo libro non è stato da meno rispetto ad altri, a me è piaciuto tantissimo infatti, perché come al solito ha coniugato in questa storia, così come in altre cose che ho letto di lui, una semplicità linguistica, quindi una capacità di raccontare le cose in termini quotidiani, spiccioli, no? Senza perdersi con concetti troppo pesanti, e al contempo però accompagnare questa leggerezza con il racconto di situazioni veramente pesanti. La protagonista di questo libro, infatti, La biblioteca di mezzanotte, è, dopo aver avuto l'ennesima botta nella vita, l'ennesima mazzata, l'ennesima sfiga, l'ennesima situazione di delusione, stanca di quello che le è successo anche in passato, perché non è la prima volta che riceve una delusione lavorativa, sentimentale e quant'altro, decide di farla finita e riuscendoci, cioè nel momento in cui mette in atto questo suo proposito, si trova in uno stato inconscio notturno a navigare e a viaggiare in questa biblioteca meravigliosa dove praticamente i libri sono nient'altro che le sue memorie nei momenti di vita che lei ha ritenuto fallimentari o colmi di rimorso, quindi magari anche di rimpianto su cose che potevano essere e non sono state. E di qui incomincia a viaggiare nel passato per capire se la sua vita poteva essere diversa, per capire se avrebbe potuto fare delle nuove scelte, avrebbe potuto fare delle scelte diverse, come sarebbe andata la sua vita se avesse intrapreso percorsi diversi, scelte diverse, incontri diversi.
E quindi naturalmente tutta questa storia dà l'opportunità al lettore di riflettere, perché è palese che nel momento in cui inizi a leggere questo libro, la prima cosa che farai, se hai un qualche rimpianto o rimorso, e chi non ne ha, dirai mi ricorda quello che è successo a me, mi ricorda una situazione che ho vissuto io, e io cosa avrei fatto? Cosa farei se potessi tornare indietro e riprendere la mia vita da quel punto in cui io credevo le cose dovessero, insomma, mettersi bene o male? E per me è stato facile identificarmi in questa storia, anche perché la storia inizia con una vicenda anche abbastanza peculiare, perché la protagonista, fra le altre cose, muore il gatto. E lei si colpevolizza del fatto che non è stata in grado di fare abbastanza per questo gatto. Si convince del fatto che probabilmente se lei avesse agito diversamente questo gatto non sarebbe morto. E in un certo qual modo è una cosa che ho vissuto anch'io 3 anni fa, quando è morto il mio gatto. Vabbè, il mio gatto era molto anziano, però quando fai certe scelte dinanzi alla malattia del tuo gatto ti rendi conto che, cioè, ti senti perennemente in colpa per quello che è successo e ti chiedi se potevi fare di più. Quindi diciamo che ha scelto un evento che probabilmente ha vissuto anche lui, perché me lo vedo che è un gattaro, e ha scelto un evento che mi ha immediatamente catturata, quindi sicuramente lì ha vinto tutto il mio interesse. E a me il libro è molto piaciuto e sicuramente mi ha fatto riflettere. Il finale non è tra i più originali, però non è neanche scontato, questo sì. E tuttavia me l'aspettavo, perché o la metti su quel punto, o lo fai finire in un certo modo, oppure ti spari in testa. Cioè, ha voluto essere comunque, da un certo punto di vista, confortante. È un comfort book questo qui, quindi non è un libro che vuole inondarti di cinismo. D'altronde non ne abbiamo bisogno, grazie. Se dei libri mi devono inondare di cinismo in questo periodo, preferisco non leggere. Arrivederci. Sempre invece rimanendo nel panorama della letteratura italiana, quindi non si capisce perché non l'ho messo prima di quest'altro libro, vabbè, sono una persona disordinata, parlo nei video così come mi viene, ho iniziato a leggere anche Grazia Deledda, ed era ora, direi, insomma, il nostro premio Nobel, anche qui non mi ripeto, scrittrice di cui non ho mai sentito parlare a scuola, non mi ripeto, potrei dire le stesse cose del video precedente, quello su Anna Maria Ortiz. In questo senso, però, dobbiamo essere onesti, Grazia Deledda è famosa. Anche se magari non l'abbiamo fatta a scuola, anche se magari non siamo preparati al 100% sulla sua biografia, sappiamo chi è, sappiamo che ha vinto il premio Nobel, che è stata una scrittrice sarda, per cui, diciamo, qui abbiamo, secondo me, meno problemi ad accettare l'esistenza di una scrittrice così brava, della quale per molto tempo abbiamo probabilmente ignorato le opere. Non voglio più ignorarle. Ho iniziato dal suo romanzo d'esordio, che si chiama La via del male. Ora, dico solo questo, se La via del male è un romanzo d'esordio, e lo è, figurarsi il resto, cioè figuriamoci quello che viene dopo. Recupererò sicuramente Canne al vento, per il momento ho recuperato Cosima, che è invece il suo romanzo ultimo, addirittura uscito, pubblicato postumo dopo la sua morte, che di fatto racconta la sua biografia. Cosima è una specie di alter ego di, appunto, della stessa Grazia Deledda. Tornando alla Via del Male, romanzo d'esordio ambientato in Sardegna, tra pastori e ville di contadini, quindi si descrive tutto un ambiente particolare tipico della Sardegna, colmo di elementi folcloristici, di riti e ritualità tipiche della Sardegna. Veramente, veramente interessante, perché io di queste cose non so niente, non sono mai neanche stata in Sardegna, mi affascina da morire, è una cosa pazzesca. Mi viene in mente il negozio che ha aperto Shai di Breaking Italy, che vende magliette con tematica folcloristica sarda. Io ogni volta che guardo le sue magliette me le comprerei tutte, solo che sono veramente care, perché mi intriga tantissimo il folklore sardo, quindi oltre a questo libro voglio sicuramente conoscerne di più di questo argomento. E a Grazia Deledda è bravissima in questo, perché inserisce nel suo libro tante spiegazioni, tanti racconti e descrizioni rituali tipiche dell'epoca, tipo il matrimonio, la vendemmia, diciamo, i vestiti, l'abbigliamento tipico durante il giorno del matrimonio, l'abbigliamento tipico dei pastori, insomma, è una cosa veramente interessante. Tutto questo è sfondo di una storia d'amore tra la figlia di una specie di proprietario terriero che si chiama Maria, Maria Noina, e di Pietro Benu, che è un faccendiere contadinotto, diciamo, di estrazione sociale più bassa. E questi ovviamente si innamorano, naturalmente la situazione non è proprio pari, nel senso che tecnicamente non è un matrimonio ben visto, e quindi si parla comunque di una situazione di ambiguità, di segreto, di segretezza. E naturalmente quella che però sembra una storia d'amore molto passionale prende una piega
la via del male, una piega abbastanza noir, e qui mi fermo. Cosa dire di questo libro? Io butto subito la bomba perché va detta. La Deledda, anzi Grazia Deledda, scrive come Dostoevsky. Non sto scherzando. Argomenti completamente diversi. Vi ho detto la Sardegna, le passioni forti, amori impossibili, situazioni al limite. Siamo con tematiche completamente diverse, d'altronde appunto il luogo in cui è vissuto è completamente diverso. Ma il modo di scrivere, accidenti. Tra l'altro ho scoperto leggendo la biografia di questa scrittrice che era ovviamente una grande lettrice di Dostoevsky. Come al solito tutto torna lì, cioè in un certo qual modo è tutto collegato nel mondo degli scrittori del Novecento, tra 800 e 900, fine 800 e 900. E quindi perché dico così? Perché è stata bravissima questa scrittrice in questo libro d'esordio a raccontare i turbamenti, i pensieri, le angosce psicologiche di questi protagonisti che si fanno un sacco di domande, un sacco di problemi e il fortissimo senso di colpa che permane nelle loro vite e che li distrugge e ne mina di fatto la felicità fino a cancellarla per sempre. È fantastico, ho riconosciuto lo stesso desiderio di raccontare la colpa, la sofferenza, la cattiveria umana, ci sono tutti i sentimenti più torbidi, oscuri e negativi dell'essere umano raccontati in modo degno. Devo dire che se ci sono scrittori degni di poter essere paragonati a lui, sicuramente ci sono, perché insomma non è che è stato l'unico, però ecco, Grazia Deledda sicuramente uno di quelli, cioè voglio dire, non penso gli abbiano dato il premio a caso, insomma. Però ecco, è interessante scoprire come dietro questa scrittrice ci sia stato una capacità analitica della psiche dei personaggi così forte. Quindi, grande Grazia Deledda, e proseguirò anche con la lettura dei suoi altri romanzi. I prossimi due libri di cui vi parlo sono libri illustrati, quindi andiamo nuovamente da una totale altra parte della nostra biblioteca immaginaria. E, problema, non ci sono le versioni in italiano. Ma, secondo me, la cosa non è appunto un problema, come vi dicevo, è un problema a metà, perché trattandosi di libri illustrati sono comunque molto godibili e facili da recuperare. Uno di questi è Terra Ultima, vi metto qui la foto di copertina perché l'ho visto in biblioteca, l'ho letto e poi l'ho riportato, non ho fatto in tempo a fare il video prima di riportarlo. Attualmente è disponibile in lingua olandese, perché lo scrittore e l'illustratore sono di queste parti qui, e in spagnolo, ma secondo me questo libro verrà tradotto in inglese e in italiano prima o poi, perché secondo me è solo questione di tempo, è un libro molto nuovo, è uscito pochissimo tempo fa, ed è la storia di questo esploratore che scopre un continente nuovo, un continente che nessuno ha mai visto sulla mappa di questo pianeta, appunto Terra Ultima, e su questo continente la particolarità è che gli animali si sono evoluti in maniera del tutto imprevedibile, creando degli incroci al limite tra l'inquietante e il mostruoso. E quindi tutte le illustrazioni contenute in questo libro fanno appunto riferimento a questi animali. Se c'è, trovo delle immagini su internet, ve le metto qui. La cosa bella è che il libro era nella zona libri per bambini, ma a me non sembra proprio un libro per bambini, prima di tutto perché le immagini sono abbastanza inquietanti, ma al di là di questo, che è poi una questione anche di gusti e di età, l'apparato scritto, quindi il testo di riferimento a queste immagini, mi è sembrato abbastanza intenso per trattarsi di un semplice libro per bambini. La lettura è stata per me un po' ostica, perché ho cercato di leggerlo dall'olandese con i miei relativi problemi di persona che non conosce benissimissimo questa lingua al momento, ma non mi è sembrato appunto un libro per bambini. Ne ho visti molti altri, molto più semplici da leggere, da qui faccio appunto le relative comparazioni. Naturalmente la parte scritta, il testo, fa riferimento all'immaginario studio biologico degli animali e del territorio, che viene appunto descritto come fosse un vero territorio da esplorare, quindi come un immaginario viaggio geografico di scoperta in questo luogo che si chiama Terra Ultima. Quindi io spero vivamente che venga tradotto, perché così me lo posso imparare a rileggere meglio e possedere, perché i disegni e le illustrazioni sono meravigliosi. Per oggi è tutto qui. Vi ricordo, già che ci siamo, che sto facendo spesso e volentieri delle live su Twitch, quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, trovate il link qui sotto e in info box. E vi consiglio di iscrivervi a Twitch, perché così avrete la notifica, specialmente se guardate dal telefono, perché ogni volta che si va in live il programma manda automaticamente una notifica a tutti quelli che sono iscritti sul telefono, avvisandovi appunto che sono in live. E abbiamo fatto un paio di live veramente carine, non c'era molta gente ma ci siamo divertiti, e sono saltate fuori anche un po' di domandine interessanti, infatti pubblicherò nei prossimi tempi degli spezzoni rilevanti delle questioni, degli argomenti che ci siamo detti
durante le live, quindi ogni volta che c'è qualcosa di interessante comunque cercherò di separarla dal video principale e di portarla qui su YouTube per chi di voi non volesse spostarsi, però vi consiglio vivamente di arrivare su Twitch perché c'è più capacità di contemporaneità nella discussione fra di noi. Non smetto di fare video, questo no assolutamente, però se volete interagire veramente con qualcuno e parlare di libri, ma anche di altro, noi abbiamo parlato di qualsiasi cazzata, è una cosa abbastanza divertente, venite su Twitch, ci si vede finalmente, ci si parla. Genericamente mi connetto di pomeriggio oppure il sabato e la domenica, perché sono i momenti in cui sono naturalmente più libera. E detto questo, niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!